Ti dico che è lei! No, non è lei! Guarda il suo occhio! È lei! No, non è lei! Non le assomiglia nemmeno! È Pommy! E andrà in prigione! Fermati, guarda la foto! È molto più giovane! Non è Pommy! E allora? Il trucco fa miracoli! È solo una fan del Digital Circus! Non è lei! Cosa? Pommy! Salve, ragazzi! Lei è la nostra Pommy! Aspetta, cos'è questo? Lo scoprirai subito! Aiuto! Io non posso! Ti sta bene! Per ora può bastare! Oh, villana! Ups! Sei in arresto! Non possiamo lasciarla andare di nuovo! Pommy è stato fantastico! Vieni, ti faccio vedere il mio armadietto! Ok, guarda, ti piace! Wow, è così bello! È molto carino da parte tua! Posso fare una foto? Certo, di cheese! Clic! Ancora quei due poliziotti! Oh no! Oh sì! Congratulazioni, Pommy! Verrai in prigione! È tutta colpa mia! Ups! Siediti, criminale! Voglio sapere tutti i dettagli! Quali dettagli? Taylor, così la accecherai! Mi dispiace, l'agente Simmons può essere un po' duro! Accecarla è una buona idea! Oh, fermati! Mettiti questi occhiali, sarà meglio! Grazie! Oh, ti stanno bene! E ora sputa il raspo! Che poliziotto cattivo! È incorreggibile! Ehi, il mio megafono! Beh, se la metti così... non parlo! Ho la fragola! Andiamo, Pommy! Dobbiamo fare un paio di foto per il dossier! Gnom, gnom, gnom! Ora stai ferma e tieni questo! Togliamo gli occhiali e ora facciamo un servizio fotografico! Oh! Lo so, il flash! Ma abbi un po' di pazienza! Sì, ancora una! Ecco, le foto sono pronte! La prigioniera deve indossare un uniforme! Eccola! Ehi! Io odio il nero e non rinuncio al mio cappello! Pessima idea! Di addio al tuo vestito preferito! Ci siamo! Oh, che brutto! Fatto! Vuoi un frullato di costume fresco? Ti insegnerò a resistere alla legge! Perché l'ha fatto? Pommy, non prendertela! Ho un'idea molto fashion, dammi solo un minuto! Sapevo che il mio diploma da sarto sarebbe tornato utile! Sistemiamo il vestito! I fili sono qui! Facciamolo! Non è una prigione! È una camera di tortura! Fatto! Guarda qua! Penso che ti starà ancora meglio! Oh, che bella! Wow. Ti piace? È bellissima! È solo che... Cos'è questa puzza? Oh, puzza tantissimo! Beh, non l'abbiamo più lavata dopo Huggy Wuggy! Prendi questa molletta! Ora va meglio, grazie! Fantastico! E ora aggiorniamo la foto! Dovresti proprio togliere quella molletta! No! Bene! Sorridi! Oh, meravigliosa! Bene, benvenuta nella tua cella! Vieni, ti faccio fare un giro! Entra pure! Oh, mammina! Oh, non c'è bisogno di avere paura! Lui è Mr. Chubby! È qui da un po' di tempo! È un ottimo amico! Ciao, signorina! Oh, è un gentiluomo come sempre! Quello è il tuo letto! Solo un attimo! Ecco la tua biancheria! Lenzuola pulite e stirate! Me ne sono assicurato! È ora di riposare! Ok! Sono davvero stanca! Ti senti a tuo agio? Sì, grazie! Ho comprato una lucetta notturna, così non avrai paura! E ora una storia della buonanotte! C'era una volta una ladybug! La notte è passata tranquillamente, direi persino noiosa! Perché non iniziare la mattinata con un piccolo scherzetto? Allarme! Che significa? Buongiorno! Avresti dovuto vedere la tua faccia! Non è divertente! Ehi, dov'è la mia bella tuta? Non sto sbirciando! È rimasto solo questo!
Non è possibile! Che succede? Chuffy è di nuovo inondato di lacrime la stazione? Oh, giusto, il sistema di allarme, ora va meglio. Non spaventarmi più, Pommy! Ho lavato la tua tuta e ora sa di popcorn! Profuma di circo! Taylor, ti ho detto di non giocare con l'allarme! Oh, cosa? Accendi! Spegni! Accendi! Spegni! Fermi! L'edificio è circondato! Preso, lo sapevo! Eccolo lì l'interruttore! Oh! Sei stato beccato! Wow! Beh, ti avevo avvertito! Sei in grossi guai, amico! Ragazzi, era un falso allarme, stiamo bene! Era uno scherzo! La prossima volta non parlo mai più! Buona giornata! La prossima volta combatterò! Ragazzi, a che ora è la colazione? Cosa? Hai fame? Sì! Ora ti do da mangiare! Scusa, cicciottello, devi dividere il tuo pasto! Ecco la tua colazione, buon appetito! Sembra farina d'avena! Ma quanti anni ha? Uno, due! Che schifo, mangiala tu! Ah, la mia gamba! Allora rimani affamata! Oh, il solito Taylor! Anche i fiocchi d'avena possono essere deliziosi, bisogna solo sapere come cucinarli. Cuociamoli a vapore in acqua bollente. Aggiungiamo della marmellata di fragole e ora un po' di frutta. Facciamo una bella faccia per non sembrare noiosi. Nessuno ha ancora rifiutato del porridge così buono. È un capolavoro. Torno subito. Il porridge alla Mike è pronto. Wow, sembra buono! È gustoso! Buon appetito! Delizioso! Me ne lasceresti un po'? Ok, non sono tirchia! Puoi finirlo, amico! Sento il profumo del caffè! Un espresso mattutino appena fatto, giusto una tazzina! E un dessert per il buon umore! Pommy, ti ho fatto il caffè! Per me! Grazie! Oh, gnammi, gnammi, gnammi! Farina d'avena deliziosa! Ah, gente, grazie! Non ho mai mangiato un porridge così buono in vita mia! Grazie, davvero grazie! Cosa? Prova a rifiutare questo! È disgustoso anche da guardare! Oh, la mia gamba! Un prigioniero è scappato! Allarme? Ancora quel burlone, immagino! Om nom nom! Questi ragazzi sono divertenti! E adesso che faccio? Povero amico, te l'ho detto di non scherzare con il sistema di allarme! Va bene, li prenderò da solo! Ciao! Certo, prima trasformano la stazione in una discarica e poi... Ehi, calma, donna! Gambe in alto! Sì, signora! Io devo pulire dopo questi porci, piccoli maialini! Interessante! Tommy! Sì? Ti conosco? Sono io, la tua fan Alice! Sono qui per salvarti! Alice? Giusto! Non funzionerà! Mi prenderà e mi riporterà indietro! Ho un piano! Stai zitta! Che cos'è? È una colla super potente! Dammi solo un paio di minuti e sarai libera! Wow! Fidati di me! Beh, questa è una mossa intelligente! Fatto! E ora, andiamo! Non è una donna delle pulizie, è quella bambina! Un momento, signore! Ha funzionato, Alice! Sei un genio! Prova solo a scappare, non te lo permetterò! Stupido poliziotto, ti sta bene! Ve ne pentirete! Andiamo, Alice! Oh no! Sì, ora sei in trappola! Oh, ehi, che ci fai tu qui? Beh, serviti pure! Grazie! Sono stato via solo 5 minuti e...
Agente Mike, sono rimasta bloccata. Questa cattiva ragazza. La signora Taylor sta pulendo. Tutti quelli del nostro dipartimento dovrebbero vederlo. Il capo lo adorerà. Aiutami. Ok, ok. Molto divertente. Come sta la nostra criminale? Ancora dorme? Perfetto. Ehi, molto divertente. A proposito, questi occhiali mi donano. Buongiorno. Vergognati. Ehi, pagliaccia, alzati. Avanti, alzati e fai la brava. Mi stai ignorando, eh? Va bene, allora te lo sei meritato. Che cos'è, una rivolta? Ok, ora ti sveglierò io. Ehi, è strano. Non c'è nessun criminale. È scappata! Allarme! La prigioniera è scappata! È vuoto! Non voglio essere licenziato! Silenzio, e ora andiamo al sodo. Mikey, Mikey! La prigioniera Pommy è scappata! Mike, che facciamo? Rilassati! Cosa? Ora tocca a me! Presa! Up! Up! Adoro il badminton, sempre molto divertente! Basta! Ha rovinato la nostra partita! Stavamo giocando! Questa prigione non è un campo estivo! Giocherai quando sarai libera! Ecco fatto! Ora non mi troveranno mai! E i documenti? Sì, va bene, ho capito! Devo distruggere questo dossier! Brucia parte in fretta! E mercoledì scomparirà! Perfetto, ma voi non fatelo in casa! E ora è meglio che me ne vada! Che sta succedendo? Stiamo andando a fuoco! Non ci credo! C'è mancato poco! I poliziotti sembrano avere cose più importanti! Benvenuta in prigione, mercoledì! Che hai mercoledì, ti sei messa in un bel pasticcio! Propongo di buttarla dietro le sbarre! Allora, la batteria è morta! Qualcuno ha incasinato di nuovo la fotocamera! Oh, che dilettanti! Oh, credo che le cose che ci servono siano qui! Buongiorno, mademoiselle! Che accento! Fidati della mia esperienza! Ti regalerò il miglior servizio fotografico della tua vita! Ecco, una foto a figura intera! Fai uno sguardo misterioso! Oh, bello! Oh, wow. Pensavo che i dinosauri si fossero estinti! Che idea sciocca! Dai, posa ancora per Mike! Che turista recidiva! Oh, sto andando a fuoco! Ho sempre sognato di fare il fotografo! Super! E ora tutti mi odiano! Perfetto! Ops! Sembra che Taylor sia in preda alla rabbia! Le foto non sono ancora pronte! Hai trasformato l'aria in uno studio fotografico? Stop! Oh, che casino! Solo mia nonna mi aveva visto in mutante! Oh! Oh, le parò da solo, non è un problema! Ma dov'è il pulsante on? Ah, certo! Avanti, fai una bella faccia, Adams! Oh, lo sapevo! Congratulazioni per la nuova sistemazione! Puoi scegliere il letto che preferisci! E io sceglierò un vestito per te! Che schifo, puzza, non lo metto! Cosa? Non fare caso a Taylor, è scontroso ma buono! Questa tuta è lavabile solo a secco ed è tutta tua! Ok! Era su misura per un elefante che se n'è appena andato? Ok, andiamo! Ti personalizzerò io il vestito, ti starà benissimo! Ecco un'altra sfida creativa! L'adoro! Farebbe meglio a stare attento con quelle forbici, oh! Mercoledì, fidati di me! Questo è il mio millesimo costume! Fatto! Come ti sembra? Ti sta bene, no? Il colore ti si addice!
Basta con i convenevoli. Adams sta scontando la pena e io ti tengo d'occhio. Hai sentito? Andiamo e basta. Non osare scappare. Taylor è un po' cattivo. Non farci caso. Andiamo, poliziotto cattivo. Andiamo a prendere le ciambelle. Io ne voglio una alla vaniglia. Quei guastapeste se ne sono andati. Oh, beh, il piano di fuga non sarà troppo difficile. Hanno lesinato sulle barrette, è colpa loro. Ops, la sirena non faceva parte dei piani. Ferma, rimanete tutti al vostro posto. Polizia di Trum Trum. Oh. Aspetta, Taylor, è solo Wendy. Voleva liberarsi. Nessuno è mai riuscito a fuggire dalla nostra prigione. Per questa volta ti perdoniamo. Muoviti, torna in cella. Sono qui, sei contento ora? Le precauzioni non sono mai troppe. Spostiamo le sbarre, così non riuscirai più a passare. Ottima idea, amico. Ci proverò anch'io. Oh, oh! Faresti meglio a non metterti così in imbarazzo. Tutto bene, chiamate un medico. Oh! Ho capito, questo era il piano. Sei un tipo tosto, fratello. Ciao! Sto salvando la mia forza muscolare, ma sai? So fare 100 flessioni di panca. Oh, socio, hanno portato il cibo. Facciamo una pausa. La collezione dei cattivi è impressionante. E Shea, il timone. Un hamburger nell'edificio. Perché aspettare? Mettila qui. E come hai chiesto, cipolle extra e Coca-Cola con ghiaccio. Oh, che bello, aspetta. Prima di mangiare dobbiamo dire una preghiera, altrimenti il cibo non sarà digerito. Grazie, sceriffo Warden, per questo cibo. Che il suo destino sia risparmiato dalle sparatorie in strada. Oh, basta. Si prenda una pausa, sceriffo. Oh, il mio hamburger. Gnom, gnom, gnom. Oh, doppio formaggio. C'è un odorino di cibo e il mio stomaco è vuoto. Ehi, quando arriva il mio pranzo? Oh, giusto. C'è un hamburger anche per te. Fermati, non avere fretta. Adams, hai fame? Ecco l'ordine speciale per te. Fammi vedere. Oh, farina d'avena. La sbobba della prigione sarà il tuo pranzo. Bene. Mano. Scusate, signore, devo proprio andare? Sì, cara. Aggiungiamo un po' di pepe ai drink di quei poliziotti. Ecco una fialetta per te. Consideralo fatto. E per cena le darò delle bucce di cetriolo. Oh, sì, Taylor, sei un poliziotto cattivo. Ma mai cattivo come me. E berrà l'acqua del rubinetto. Oh, beh, sembra che non se ne siano accorti. Buon appetito, forze dell'ordine. Io me ne vado. Ottimo lavoro, amico. Batti il pugno. Oh, questa Coca-Cola è strana. Che schifo, è vero, è amara. Siamo trasformati in ragazze con i capelli lunghi e tacchi alti. No, 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 questo no, non può essere. Che bellezza in uniforme. Chiaramente quell'Adams ha usato un po' di magia. Sono d'accordo, fratello. Tieni duro, tenebrosa, sei spacciata. Sì, facciamole vedere. Mercoledì è opera tua? Fai tornare tutto come prima. Bla, bla, bla. Oh, ok, ho finito. Ciao. Ora sì che sei nei guai, Adams. Che schifo, mi fa stare male. Mi sono riposata abbastanza, è ora di alzarsi. Apriamo le tende. Ehi! Giusto, mi ero dimenticata di questa trasformazione. Taylor e Mike si sono abituati rapidamente ai loro nuovi corpi, che grazia. Ops, oh, forse no. Che c'è di così difficile nel camminare con i tacchi? Wendy, facci tornare come eravamo! Dacci l'antidoto! Avanti, per favore, noi ti lasceremo andare, te lo promettiamo! Bene, ecco qua. Questi sono gli antidoti. Ah, finalmente! Glu, 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 glu. Bevete! Ci hai ingannato di nuovo! Oh, pensavo che vi sareste divertiti, ok, a quel vero antidoto. Questi colori vivaci sono fastidiosi. Ora va meglio. Strano. Non capisco. Oh, mercoledì.
Hai esagerato, Adams. Vuoi per caso una condanna all'ergastolo? Ok, non fare rumore. Bevi e non sporcarti. Anch'io sono stanca di tutto questo. Oh, va bene. Proviamo un approccio diverso. Fratello, apri la cella. Che stai facendo, Taylor? Proviamo la pozione su di lei. Non avvicinatevi. Apri quella bocca, no! Afferra questa tenebrosa. Presa! E non pensare di opporre resistenza. Bevi! Oh, lo sapevo che era un altro trucco. Oh, sei spacciato! Hai risvegliato la tigre che è in me. Ora basta! Veramente time out! Ho appena iniziato. Vuoi davvero continuare? Cerca di darti una calmata prima che sia tardi. Vuoi essere davvero libera? Quella è l'ambita porta. Ti propongo un accordo. Dacci le giuste pozioni. Affare fatto. Mike, ingoialo velocemente. Sono stanca del rosa. Ah, finalmente. Urrà! Tu non hai visto niente. Anche se sei una brontolona, grazie mille. Il nostro accordo è valido. Sei libera, cancelleremo il dossier. Ma non fare altri scherzi. Starò attenta. E adesso che facciamo? Dovete pulire. In che diavolo avete trasformato questa cella? Pronto? Arriviamo. Rapina in banca. Capo, un'altra volta, ora ci aspettano? Sono felice che tu mi abbia aspettato. Ops. Aspetta, che stai facendo? Metti giù quella torta. Rubare è sbagliato. Giù le mani, ho detto. Ops. Cosa hai fatto? Sta arrivando la polizia. Ha rovinato un capolavoro. Ciao, devi venire con noi. Ehi, metti via quella roba. Mi metti in imbarazzo. Volevo solo tirarla su di morale. I criminali non se lo meritano. Sei in arresto. Ma io sono innocente, era solo una messa in scena. Poverina, non c'è bisogno di arrestarla. Mike, non lo vedi che sta mentendo? Ho capito. Uno è un poliziotto buono e uno è cattivo. Basta così, andrà in prigione. Ehi, aspetta. Grazie, Vicky, ci vediamo dopo. Amber? Amber, dove sei? Mia figlia! Entra, piccola criminale. Stai rischiando una punizione seria. Le ladre vanno in prigione, ci andrai anche tu. Ma io sono innocente. Vai a farti fare una foto. Oh, ignoralo. La tua colpevolezza deve ancora essere provata e nel frattempo scattiamo un paio di foto per l'archivio. Ma cosa vuoi dimostrare? Lo vedo dai suoi occhi che è colpevole. Sorridi, avanti. Non mi piace quella fotocamera. Che ragazza rapida. Mammina! Amber, che succede? Non voglio essere fotografata da lui. Ma qual è il problema? Taylor, ne abbiamo già parlato, ci penso io. Taylor, non sei a caccia. Ma che hai fatto? Era nuovo! Facciamo una foto per le stories? Beh, sembra sicuro, bene. Ok, preparati, pronti. Non è spaventoso essere in prigione. Per fortuna che lui è un poliziotto buono. Wow! Foto fantastiche. Avevo risparmiato per 6 mesi. E ora il mio tesoro è a pezzi. Quel piagnone chiama la sua arma tesoro. Non è divertente, non siamo in un circo. Vai in cella. Rovina sempre il divertimento. Se stai in una prigione per bambini, forse crescerai rispettando la legge. Ma io sono già buona. Mamma! Fammi uscire da qui! Non così in fretta, ladruncola. Aspetta! Prendi me al posto di Amber, per favore! Lascia che prenda io il suo posto. Beh, possiamo farlo. Ti faccio vedere la cella. No, che non possiamo, perché abbiamo una prigione per bambini e tu non sembri una bambina. Accidenti, sei scortese. Le hai rimarcato la sua età. Beh, che succede? Allora? Non dovrebbe rimanere vestita così. Hai ragione, deve cambiarsi. Ma non con la tuta. Non la voglio. Ti ho detto di metterla. Mettitela tu, brutto cattivo. Resta lì, ragazzina. Oh, sì. I metodi di Taylor non smettono mai di sorprendermi. Non riesco neanche a camminare con questa. Guarda, è enorme. Le serve qualcos'altro. Ho un'idea. Dammi la tua tuta. Taylor, mi occuperò io dell'uniforme. Aspetta qui, Amber. Come se avessi scelta. Facciamo qualcosa di più adatto. Mia nonna mi ha insegnato a cucire. È ora di mostrare cosa sono capaci di fare queste abili mani. Spero qualcosa di elegante. L'importante è che le linee siano lisce e ordinate.
Tutto fatto. E ora diamo un'occhiata. Amber, non avrai una tuta, ma un vestito da prigioniera. Provalo. Fantastico, grazie Mike. Sono contento ti piaccia. Certo, sono molto molto più felice. Penso che la tuta andasse più che bene. È così piena di energia, mi chiedo se si stancherà mai. Oh, anch'io ero energico, ma gli anni mi mettono a dura prova. Finalmente si sono addormentati. Unicorni, gli unicorni sono ovunque. Se solo potessi uscire. Cos'è questo rumore? Cosa? Questo non va bene, Amber, non devi masticare le sbarre. Comunque rendiamole più carine. Utilizzeremo del caramello liquido e aggiungeremo qualche colore. Per prima cosa facciamo delle striscioline rosse, guarda qua. E poi dipingiamo gli spazi vuoti. Sembra di essere nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Sembra proprio una caramella. Ora puoi masticare quanto vuoi. Ah, io voglio solo riposare invece. Oh, non c'è niente da fare. Oh, ti faccio uscire da qui, tesoro. Che sono questi rumori? Sono tua madre, non mi arrenderò così facilmente. Mamma, sei tu? Piccola mia, cos'è quello straccio che indossi? È di cattivo gusto. Aspetta che ti tiro fuori e andiamo a fare shopping. Ok, ho capito, arrivo subito. Mi dispiace, poliziotti, ma devo andarmene. Beh, funziona. Non mi aspettavo di imparare a volare. Quanta polvere. Oh, ma che è stato? Un terremoto, un uragano, un ciclone? Amber, api, ops. Sono armato, fermi tutti. È di nuovo quella matta. Poverina, mi dispiace, ma non puoi stare qui. Hai rovinato il mio piano, perdonami tesoro. Mamma, non si preoccupi, sua figlia è in ottime mani. Può farla uscire? Buona giornata. Taylor lo sta facendo di nuovo. Cercare di scappare aggrava solo la tua situazione. Verrai ammanettata per quello che hai fatto, ok? E ora non andrai assolutamente da nessuna parte. Non dovrai essere qui, lasciami andare. Non provarci neanche. Taylor, questo è troppo. Se l'è cercata. Non fare il cattivone, dobbiamo liberarla in qualche modo. Ma non abbiamo una chiave. La chiave ha un'opzione più creativa. Toglieremo queste catene. Ecco qua. Ma ho ancora il braccialetto. È come se mi avessero tagliato il cuore. Rendiamolo un accessorio alla moda. Per prima cosa lascia che sia del colore del tuo vestito e poi aggiungiamo qualche altro colore per renderlo più elegante. Oh, sembra davvero carino, grazie Mike. Oh, non c'è di che. Puoi girare per la cella quanto vuoi. Questa è una tragedia, erano le mie manette preferite. Chi sta ululando? Come farò a catturare i criminali? Ah, Taylor, non c'è motivo di piangere, ecco qua. Davvero? Ma sì, andiamo e basta. Sono così felice. Smettila di stare seduto sul pavimento, potresti prendere un raffreddore e andiamo a giocare a braccio di ferro. È forte! Questa è una gara? Vai, Mike, puoi farcela! Grazie, Amber. Oh, temo di non potercela fare. Abbiamo bisogno di più azione, poliziotto buono. Batterai quello cattivo se solo funzionasse. Super Mike! Oh no, devo cambiare strategia. Guarda questo. È disgustoso. Te l'ho detto che sono un professionista. Sì, hai perso, professionista. Stai solo barando. Non ti permetterò di rovinare l'aria con questa puzza. È impossibile respirare qui. È ora di lavarsi i denti. No, non lo farò. Non sono un ippopotamo. Ora non le piace neanche lo spazzolino. Beh, questo spazzolino non va proprio bene per Amber. Ma dovrà comunque lavarsi i denti. Ci sono. Trasformiamo una procedura spiacevole in un gioco divertente. Amber ha portato il dentifricio per le vere principesse. Wow, è così bello e si abbina al colore del mio vestito. E ora avremo un alito freschissimo. Giusto, non mi piace lavarmi i denti. Ma non mi piace neanche il sapore dell'aglio. Oh, ne è valsa la pena. Ora il mio sorriso brilla come quello di una principessa. Taylor? Oh, ci sono quasi. Manca solo un po'. Oh! Un topo, io odio i topi. Salve, ho una consegna per una prigioniera. Pranzo. Fantastico, non preoccuparti, glielo porterò. Stammi bene? Ah, giusto in tempo.
Bene, poi devi inserire un codice. È da stamattina che il mio stomaco sogna del cibo. Che abbiamo qui? Oh, patatine! Sono calde, quindi molto buone e molto gustose. Gnom gnom gnom! Oh, Coca-Cola! A quale poliziotto non piace? La Coca-Cola è buonissima. Oh, che delizia! Abbiamo un jackpot qui. Lo scopriremo domani che succederà. Ma che stai facendo? Taylor, hai mangiato tutto. Non era per te. Il mio tesoro. Fermati! Il mio panino! Questo non va affatto bene. Taylor non mi perdonerà mai. È stato un capolavoro. È bello che ci fosse una sorpresa all'interno. Ci è mancato poco. Ha mangiato tutto e ha lasciato un gran pasticcio. E adesso che daremo da mangiare ad Amber? Ci sono! C'è rimasto del mais dopo il caso dello spaventapasseri scomparso nel campo. Mettiamolo nel microonde per un minuto. Fatto, e nel frattempo ci occupiamo della bevanda. Il succo di mele è sempre molto sano e gustoso. Spero che ad Amber piaccia. È più che sufficiente per un bicchiere. E al posto delle patatine preparerò una carotina. Tutti i bambini li adorano. Penso di essere uno chef. Bellissimo! I popcorn sono pronti e hanno un ottimo profumo. A quanto pare ora Amber non ha molta fame, ma mangerà non appena si sveglierà. Sono popcorn quelli? Ha rovinato un sogno così bello! Sorpresa! Oh, il mio snack sano preferito! Ora diventerò forte e sana, adoro i popcorn! Un momento di piccola ribellione! Liberate Amber! Liberate Amber! Oh, davvero? Vi prego! Oh, qualcuno si è arrabbiato! Qualcuno deve studiare! Hai così tanti compiti da fare, inizia subito! Mai! Non li farò mai! Ah! Un trucchetto da 4 soldi, ma funziona! Non è vero! Mamma! Non puoi farlo, dovrei fare tutti i tuoi compiti! Non puoi farlo! Certo che posso farlo! Sono stanca di loro! Sarò il suo tutor! Amber, è ora di fare i compiti! No! Come faccio a convincerla? Ci sono! Amber, dimmi quanto fa 2 più 2? Non ho intenzione di dirtelo. Per ogni risposta corretta ti darò uno sticker. Per ogni risposta? Ok, come vuoi. Tanto non è difficile. 4, 6 e 8. Oh, che ragazza intelligente, ecco i tuoi sticker. Vorrei che me li dessero anche a scuola invece dei voti. Oh, sono così carini, ne voglio anch'io! Devi risolvere questo prima! Wow, ci proverò! Gli sticker ti aspettano, buona fortuna! Se vuoi gli adesivi, devi risolverlo tu! Anche la povera Jane sta vivendo un giorno speciale! Hanno dimenticato che è il mio compleanno! Oh, mi sarebbe piaciuto ricevere un bel regalo! Tesoro, perché sei triste? Vieni, ho qualcosa per te! Anche se la signora Pierce non ha soldi per comprare gadget costosi, farà di tutto per accontentare la figlia. Quindi perché non fare un regalo fai da te? Il volante è pronto! Non resta che attaccarlo in qualche modo. E ora dovrebbe reggersi. Oh, manca ancora qualcosa! Oh, la signora Pierce ha così tante idee! Dovrebbe assolutamente creare un canale tutto suo e fare dei tutorial! E ora mi serviranno delle cannucce. Per fortuna che non butto mai via niente, quindi ne ho in abbondanza. E ora devo incollarle. Voilà! Vuoi giocare a questo gioco? Yeah! Certo che sì! Yeah! Io lancio le palle, tu le prendi. Come va? Evviva, ne ho presa una! Non serve spendere migliaia di dollari per fare un bel regalo. Quello che conta è solo il pensiero e la creatività. Le bambine crescono così in fretta. Ricordo quando facevo da babysitter e loro erano così piccole. Erano bei tempi. Principesse, non piangete. Vi canterò una ninna nanna. La la la. Forse ho peggiorato le cose. Oh, forse avete fame. Il signor Frank si occuperà di tutto. Ecco a voi, buon appetito. Perché non ci ho pensato prima? Sono così carine. Oh no. Oh. Mi sono addormentato! Ehi, torna qui, piccola intrusa! Non riesci a prendermi, non ci arrivi! Qual è il problema, signor Walker? Mi ho di nuovo strappato un ciuffo della barba! Ecco, prenda questo, ma non pianga! Andiamo, tesoro! I soldi risollevano sempre l'umore! Oh,
questo è il disegno che mi hanno fatto le ragazze. Ma manca un ciuffo di peli sulla barba. Oh, d'accordo. Ah, che male! Ma ora il disegno è molto più bello. E merita di essere appeso in un posto importante. Sarà anche più bello lavorare ora. Aspettate un attimo, oggi è il compleanno delle ragazze.